l'allevamento intensivo è in tutto il mondo una causa di malattia, quando non provoca una serie di problemi di varia natura, a cominciare da quelli ambientali. E vale questo sia per i bovini che per i suini e anche per i polli. Prendiamo l'allevamento bovino, i grandi concentramenti di bovini, sulla terra sono oltre 1 miliardo e 200 mila i capi bovini, provocano problemi ambientali di varia natura. Prima di tutto provocano la deforestazione, perché per nutrire tutto questo complesso bovino mondiale bisogna deforestare nuove parti di foresta pluviale, perché non c'è più terreno per dar da mangiare a queste bestie, che soprattutto nell'ultimo anno vengono, come si dice, finite a cereali. Cereali che vengono sottratti all'alimentazione umana per essere dati alle bestie. Quindi questo significa anche provocare fame e malnutrizione. E quali sono le condizioni di all'interno di questi allevamenti? Sono le più tremende. Tanto per cominciare, in quelli bovini, per esempio, vengono eliminate le corna, gli animali sono costretti a stare immobili praticamente per sempre, gli vengono combinati vario tipo di farmaci, addirittura si spruzzano insetticidi perché il movimento della coda per scacciare le mosche potrebbe far crescere non così in fretta il capo in oggetto, senza contare che tutte le femmine vengono mandate in estro nello stesso momento perché non si provochino problemi all'interno dell'allevamento, per non parlare degli antibiotici e degli altri farmaci che vengono combinati. Dunque la condizione all'interno di un allevamento intensivo è veramente terrificante. Pensiamo ai polli che passano, quelli di batteria, la loro vita tutta in un foglio grande come quello per il computer. E per non parlare dei maiali, per non parlare del fatto che gli animali qui vengono nutriti con un solo obiettivo, quello di arrivare presto al peso buono per essere venduti. Questo significa nutrirli con qualsiasi cosa, addirittura con cemento, plastica, addirittura facendo diventare animali che sono erbivori, carnivori e cannibali, dandogli i resti degli scarti delle lavorazioni animali, come è successo nel caso della BSE, della mucca pazza. Dunque c'è un motivo ambientale per scegliere di consumare meno carne, oltre a quello della salute, perché questi grandi allevamenti, con la concentrazione dei capi, il trasferimento in massa dei capi da un allevamento all'altro, provoca il trasferimento proprio dei virus e delle malattie. Quello che sta accadendo è che è accaduto per la cosiddetta peste suina, per non parlare del fatto che consumare meno carne ci farebbe per esempio eliminare o ridurre le malattie della società moderna, il diabete, il tumore del colon, le malattie cardiovascolari. Nella Danimarca del 1917, rimasta isolata per la guerra, i danesi cambiarono completamente dieta, passarono da una dieta di latte, burro e carne, fondamentalmente quella di oggi, a una dieta vegetariana. Diminuì di oltre il 30% la mortalità per le cause che abbiamo ricordato prima. Forse troppa carne ci fa male, per non parlare poi di un problema, chiamiamolo così, etico. Animali così concentrati, mal trasportati, mal tenuti, sostanzialmente curati per essere poi abbattuti. Che animali siamo noi che ci siamo trasformati in super predatori quando eravamo prede all'inizio della nostra storia? E invece oggi siamo arrivati al punto di allontanare così tanto l'animale dalla carne che poi consumiamo, da non poter riconoscere oggettivamente in un hamburger la mucca o il maiale che ne erano all'origine. Se chiediamo a un bambino oggi da dove viene quell'hamburger, non sa nemmeno che si tratti di un essere vivente, pensa che sia un pezzo di plastica o un'altra sostanza di questo tipo. Io sono vegetariano, per queste ragioni ambientali, per quelle di salute e in parte anche per quelle di carattere etico. Forse non è necessario che tutti diventiamo vegetariani, però forse potrebbe essere una buona cosa per l'ambiente, per la terra, per il pianeta, se tutti consumassimo un po' meno carne. Ci sarebbe meno desertificazione, meno deforestazione, ci sarebbe forse una vita un po' più sana e non saremmo costretti, quasi obbligati, a fare diete senza senso, quando invece potremo nutrirci meglio e con maggior rispetto armonico per il resto dei viventi.